name. You acting kinda shady, ain't calling me baby, better say my name. The other day, I would call, you would say, baby, how's your day? But today, ain't it the same? Every other word is a huh. Siamo in compagnia di Giulia Elettra Gorietti, tra i protagonisti del nuovo film di Luca Biglione, Gli ultimi della classe. Allora Giulia, una nuova commedia generazionale, una commedia che torna a parlare di giovani. Ci racconti un po' il tuo personaggio? Allora, Federica è un personaggio che si svela nel corso della storia. E l'aspetto interessante è che la Federica all'inizio del film e la Federica alla fine del film sono come due persone completamente differenti, perché lei è una ragazza che ha delle problematiche all'interno della famiglia, che non le ha affrontate, e proprio perché non le ha affrontate gestisce questa sofferenza in maniera sbagliata, coprendosi appunto con delle maschere, con delle impalcature che a mano cercherà di togliere. Infatti nella prima parte del film vediamo, appena la conosciamo, che è una di quelle ragazze vestita impeccabile, collegiale, un po' snob, molto costruita. Poi successivamente neanche la si riconosce alla festa, dove è vestita un po' succinta, molto truccata, molto così insomma. Poi nel corso del film vediamo che si renderà conto di questa problematica, prenderà coscienza di questa problematica e piano piano uscirà anche questa sua sensibilità, fino a quando anche lo spettatore comprenderà qual è il problema. In quel lungo c'è un monologo dove lei parla con l'unica persona con la quale è sempre stata se stessa, e lì che prenderà atto di questo problema, sicuramente poi svelerà la sua vera identità e uscirà la Federica che è realmente. C'è qualcosa di te in questo personaggio? Ma devo dire che nella prima parte del film c'è ben poco, che perché lei è un personaggio molto, molto costruito, molto rigido, io non sono proprio così, e quindi io comunque ho fatto un lavoro tutto sul corpo. Poi nella seconda parte l'aspetto in comune con me è la sensibilità, che può essere una cosa positiva o negativa nella vita, no? Perché senti tutto al massimo, sia le cose belle che le cose brutte. E quindi è così, forse questa è la parte che sento più mia. Poi è ovvio, come in tutti i personaggi, uno prende dal proprio vissuto e trasforma in base al carattere del personaggio che si va a interpretare, quindi del mio c'è, però è molto distante da me. Nell'interpretare questo personaggio, che ruolo ha giocato il regista Luca Biglione? Com'è stato il rapporto con lui? Ma devo dire che Luca è una persona che trasmette una serenità, e l'attore quando è sereno e rilassato riesce comunque a dare di più. Lui, devo dire che ci ha diretto benissimo, anche perché non è semplice dirigere un gruppo di giovani, e io mi sono trovata molto bene. A proposito di giovani, c'è stato qualche episodio divertente durante le riprese, visto che so che avete girato il film a Viterbo, siete stati tutti in un monastero? Ma non ce n'è stato uno solo, ormai eravamo diventati veramente una classe, ma anche fuori dal film, infatti poi le amicizie che si sono instaurate durante le riprese sono continuate, soprattutto con Andrea. E ricordo un episodio divertente che è stato, mentre io giravo un flashback di Andrea, di Michele, il personaggio, che sognava di prendermi, buttarmi sul letto, e là è stato divertentissimo, perché siccome siamo molto amici c'era quella confidenza che ci faceva divertire in quella scena. Perfetto, parliamo invece dei tuoi progetti futuri. Ma io sono molto scaramantica, devo dire, però posso dire che adesso a settembre uscirà un film per la televisione su Arbachita, dove io ho un ruolo drammatico, sicuramente molto differente da quelli che finora ho interpretato. E non è un film adolescenziale, vabbè, non ho fatto solo film adolescenziali, però comunque nel mio curriculum ce ne sono svariati. Questo è tutt'altro, sono una contadina veneta, e mamma, quindi avrò un figlio, e reciterò in Veneto. È stata anche questa è un'esperienza curiosa, perché io sono romana, quindi ho imparato un altro dialetto, e poi ecco, ripeto, non voglio dire troppo, però è un ruolo completamente drammatico, e c'è una scena che accenno bellissima, un aborto in un fiume, che c'è stato un grande lavoro dietro, veramente, anche perché poi un conto è interpretare un personaggio contemporaneo di adesso, io comunque sono una ragazza, quindi c'è tutto un lavoro diverso, ma interpretare una ragazza di 20 anni, però del fine 800, è tutt'altro, perché nella fine dell'800 comunque a 20 anni è come se si aveva 40 anni, quindi ho dovuto fare un grande lavoro per assumere questa imponenza, questa forza maggiore che sicuramente avevano rispetto a noi, perché
prendevano proprio in mano la vita e poi una contadina, quindi comunque ho imparato, non so, ero a contatto spesso con gli animali. E, mi ricordo una cosa divertentissima, c'era una scena dentro un... nella cucina, io avevo, all'epoca si appendevano nelle cucine tutti gli animali, no? Che poi venivano cucinati, io avevo questo uccello vero morto che mi mettevano in inquietudine. No, però è stata una bella esperienza, questo è un aspetto simpatico e divertente, a livello professionale c'è tanto dentro, veramente mi sono impegnata molto e vediamo quello che esce fuori, io poi non mi giudico da sola, vedremo quello che diranno. Allora Giulia, ci lasciamo con una domanda, che messaggio vorresti arrivasse di te come attrice? Oddio, questa è una domanda molto impegnata. Allora, un messaggio di me come attrice. No, ma io non ho fatto solo film adolescenziali, ricordo anche L'Uomo Spezzato, comunque, che è un film drammatico. Questo è uno che girerà prossimamente a settembre, che non ne parlo molto, però è un ruolo di una pittrice pazza, un film molto introspettivo. Ecco, sicuramente vorrei cercare di fare il salto, nel senso, vabbè, di crescere professionalmente e cercare di prendere una strada professionale più concreta, nel senso film vorrei prendere il genere drammatico, vorrei approfondirlo di più perché mi affascina da morire, con quest'ultimo film che ho girato poi ho capito ancora di più quanto me lo sento dentro e sicuramente cambiare anche genere, o parte il drammatico, anche altre tipologie di film. E noi ti facciamo tanti auguri, grazie.